Sì, ciao a tutti, sono Federico di Boatmasters Riparazioni Gommoni e Forniture. Allora, trovate sempre tutti i prodotti che vedete da noi utilizzati nei video sul nostro store online che è boatmasters.it. Allora, oggi andiamo a parlare di PVC, quindi di Nautiglue PVC. Allora, la storia è questa, che tempo fa sul forum di Gommoni di Facebook c'era un ragazzo che chiedeva, non ha chiesto a me, ha chiesto in generale al gruppo, perché aveva una perdita proprio vicino al bottazzo, proprio a filo bottazzo, e diceva: come posso fare, non basta solo la toppa lì. Allora, insomma, tanti gli hanno scritto. Alla fine poi questo ragazzo è venuto qua a prendere la colla e il PVC, insomma, si è fatto aiutare da un altro ragazzo che mi sembra che abbia anche un canale su YouTube, e avevamo fatto il lavoro. Quella volta lì mi sono ripromesso che è un argomento che in effetti può capitare, e ho pensato che appena mi fosse capitato avrei fatto il video. Beh, siccome oltre ad altri lavori mi è capitato proprio anche qui, che il proprietario diceva che oltre allo specchio di poppa, vabbè, ma che poi vedremo dopo, che perdeva, stamattina l'ho provato tutto, e in effetti anche qui, come vedete, non è una roba folle, però in 2-3 giorni il gommone si sgonfia. Ecco qua, vedete, è proprio a filo del bottazzo la perdita. Ok, io stamattina me lo sono provato con l'acqua e sapone tutto, perché non sapevo dove fosse. Il proprietario dice: guarda, si sgonfia in 2-3 giorni, ma quindi l'ho provato tutto con l'acqua e sapone a mano, un po' con un po' di acqua e poca acqua e molta schiuma, e me lo sono provato, passato tutto, e l'ho trovata qua. Allora, il discorso qual è in questi casi? E può succedere spesso, da una perdita a un taglio, non si può andare, cioè non basta una toppa messa qua a filo, perché l'aria, cioè la perdita, se è forte soprattutto, ancora se fosse una roba microscopica si può anche tentare di fare, ma l'aria purtroppo poi cammina sotto, e può darsi, come spesso succede, che cammina all'interno del bottazzo, dove trova poi la fuoriuscita, cammina l'aria e trova magari l'uscita qua, non so, qui c'è una parte debole e perde da qua. Ma mentre invece poi la perdita è più indietro, più avanti, succede spesso che l'aria cammini interno dentro il bottazzo. Quindi in questi casi, quando c'è una perdita a filo del bottazzo o di qualsiasi accessorio, bisogna scollare la parte, mettere una toppa più grande, che vada sotto, e poi rincollare il bottazzo. Questo si può fare tranquillamente con il kit Nautiglue PVC da 125 ml per delle toppe, qui ne va neanche 30-40 ml, quindi anche il formato più piccolo, 125, è già lo utilizzate più volte. Nel kit, questo che è completo, ci sono sempre, adesso ho preso quelle rosse, ci sono sempre due pezzi di PVC 12x12 all'interno della confezione, del colore a vostra scelta, dal sito lo scegliete. Ecco, per dire, in questo caso, ecco, vedete, questo qui contiene, questo è anche ottimo da tenere a bordo per qualsiasi cosa, è stagno, contiene la confezione, tutto l'occorrente per fare la riparazione, tranne il Mac è da prendere a parte, che è importantissimo. Oh, mamma. Vedete? Allora, contiene 125 ml di colla Nautiglue PVC, un prodotto straordinario importato dalla Spagna, dove c'è un culto del PVC. Questo è un prodotto leader del mercato delle riparazioni e delle costruzioni in PVC. 125 ml di colla, il 15 ml di catalizzatore, c'è anche già il pennello, e due toppe del colore da 12x12 del colore che desiderate voi. Ci sono tutti i colori classici: blu, rosso, il giallo, il grigio, il nero, il bianco, il grigio scuro. Quindi con questo kit c'è anche la carta abrasiva, che se uno non ha il Mac carteggia leggermente le superfici, non è come il neoprene che va carteggiato, questa è un'altra cosa, piuttosto che niente, se no dovreste prendere cose essenziali per il PVC. E qua lo ripeto, ma lo dico in tutti i video, per l'incollaggio definitivo e duraturo e professionale del materiale PVC vanno pulite sempre le superfici con il metiletilchetone. Quindi serve per preparare le superfici per preincollaggio. E ci serve un 250, che trovate sul sito, un 250 ml di solvente MAC, importantissimo. Questo è un passaggio fondamentale, chiave, come la colla. Non è meno importante della qualità della colla.
se non fate la pulizia delle superfici con i solventi, avete fatto un lavoro che è metà lavoro, se non di meno. Quindi poi dovremmo sentire dire che il PVC non tiene, si scolla, e io ho visto tante toppe fatte così amatorialmente che vengono via così a mano. Se guardate le toppe fatte bene con la pulizia come le vediamo oggi, le toppe sono definitive. Allora andiamo a vedere subito. Allora, per riattivare poi la colla e anche adesso per scollare ci servirà un termosoffiatore. Non guardate la marca, non guardate roba da 200 euro, queste sono macchine che lavorano tutto il giorno, che io, diciamo, sulla quale investo. Va bene un normalissimo termosoffiatore da 15 euro di Amazon, tanto l'importante è che faccia calore. Andiamo a scollare prima il bottazzo e poi procediamo con il resto. Allora, massima potenza, e poi ve la gestite voi da, diciamo, dalla mano, dalla distanza, che poi mi chiedono sempre: va bene il phon per i capelli? No, il phon dei capelli non fa niente, giustamente serve il termosoffiatore. Scaldo il bottazzo, lo alzo, cercherò di alzarlo un pochino perché la toppa deve essere almeno un 12, come quella del kit, per sicurezza. Non fate quelle micro toppe che vedo spesso sui gommoni a francobollo, tante in giro, perché sono brutte da vedere e non mi danno una affidabilità. Deve essere molto più ampia la toppa. Considerate sempre anche il fatto estetico, un giorno che domani dovete rivenderlo, rivendere una cosa con una bella toppa è un conto, ma vendere roba con i francobolli brutti con la spatola. Vado sotto, così diciamo che anche questo video va bene anche per come scollare gli accessori, È ancora freddo. Mettiamo sempre con la spatola, con gli angoli arrotondati, per scollare qualsiasi accessorio, bottazzi, maniglie, e andiamo sotto ad aiutare. Ok. Va bene. L'importante era andare sotto di qualche centimetro per questo tipo, ecco, per questo tipo di perdita, per questa quantità di aria, va bene di salire di 3-4 centimetri, ok? Se fosse un taglio grosso, una perdita importante, a volte mi è capitato di dover scollare anche fino tutto o completamente tutto e fare una bella toppa, dipende, diciamo, dall'entità. In questo caso va bene andare sotto così. Adesso andiamo a preparare la toppa. Allora, minimo per una cosa del genere facciamo un 6 cm per parte, per una perdita di quell'entità lì, quindi almeno 12 per un'altezza del genere, ragazzi, adesso senza, non è che c'è la misura standard. Andiamo a fargli una tagliare un po' perché era troppo, diciamo 12 di lunghezza. Bisogna sempre ragionare più in grande. Io ho visto su gommoni che arrivano qua che ci sono tante toppette grosse così, ecco, adesso facciamo, ci sono delle toppe sui gommoni grosse così, così, una qua, una lì, una là, a parte che sono brutte, ma poi non tengono un cazzo, cioè quelle sono poi le prime che vado a controllare quando dico, ah, poi perde il gommone. Allora, cosa facciamo? Andiamo a arrotondarli sempre gli angoli, mai, mai toppe messe così, sono brutte, e poi con l'acqua, con l'attrito, gli angoli
negli anni tendono ad alzarsi gli angoli, quindi andiamo a stondarli col misurino che c'è sempre nella confezione, vedete? C'è sempre il misurino dosatore comodissimo, questo è comodissimo per fare le dosi del catalizzatore che è il 6%, con una penna vado a arrotondarli, usiamo il misurino. Una roba veloce, semplice, non è niente di che questo lavoro. Segno con la penna. Andiamo a arrotondare gli angoli, sempre. Allora, abbiamo ottenuto la nostra toppa, che sia questa o qualsiasi altra toppa che dobbiamo fare, più grande, più piccola, fate tutto sempre in proporzione a quello che è successo. Prima di segnare andiamo a dare una bella pulita leggera alla zona per far attaccare bene lo scotch, ok? Vedete? Adesso uso la carta per farvelo vedere, eh? Anche stracci o carta va benissimo. Pulisco un po' per far attaccare bene lo scotch, poi andiamo a pulirla bene. Allora, presento la toppa. Segno con la matita il perimetro. Mi faccio anche un segno di riferimento per poi vedere dove appoggio. Vado a nastrare. Nastrare serve a vedere dove diamo la colla e per non sbaffare troppe sbavature, perché poi se no dobbiamo stare 2 ore a pulire. Più rifinite qua la situazione e meno lavoro c'è di rifinitura dopo. E fatele, perché quelle toppe che si vedono sui gommoni con tutto il giallo intorno fanno veramente cagare. Cioè veramente ci vuole poco, 2 minuti dopo di rifinitura, ma non lasciate la colla in giro. Allora, adesso qui andiamo a pulire. Qui, vedete, è rimasto un pezzettino di gomma attaccato. Queste qui andrebbero eliminate, possiamo farlo con la carta vetrata o con la spatola se viene via, perché deve essere la superficie essere liscia, piana. Ho preso un pezzo di carta vetrata, potrei farlo anche col Dremel qua, però mi voglio, diciamo, voglio fare un lavoro come alla portata di tutti. Quindi con la carta vetrata è un pochino più lungo, il Dremel ci mette 3 secondi, magari uno non ha il Dremel, non vuole smadonnare, ecco qua. L'importante è pareggiare, spianare. Ok, vedete, è già venuta via. Adesso andiamo a pulire col Mac, metti l'etichettone abbondante, lo straccio deve colare. Dobbiamo andare a sciogliere il primo strato di PVC, proprio, vedete che è anche bucciato, quindi è zigrinato, dobbiamo andare a pulire in profondità. Questa la preparazione è importantissima. Bene, deve tornare rosso. Guardate, guardate che differenza tra qui e qui. Il Mac, ecco, mette a nuovo il PVC. Scioglie, ecco. Andiamo ancora un attimo. Portare via quel nero. Dopo puliremo anche il bottazzo, ma lo facciamo in un secondo momento. L'importante è... Vedete? Questo è tutto sporco che non fa ancorare bene la colla sulle superfici. Vado a dare ancora. Allora, qui siamo pronti. Andiamo a pulire anche sul tavolo la pezza, guardate adesso. Imbevo, abbiamo pulito le superfici del tubolare, andiamo anche a pulire le superfici, guardate qua. Vedete? Questo strato deve venire via, cioè è qui che crea il problema. Se non c'è la pulizia delle superfici,
La colla si ancora su una superficie che non ha i pori aperti, non è pulita. Guardate che rosso che lascio. Questo deve venire via. Dopodiché, adesso il Mac l'ha quasi anche mangiato, vedete che rimane, adesso che è ancora attivo il Mac, è ancora fresco, è come se fosse sciolto. Adesso è pronto per la colla. Allora, andiamo a preparare la colla con la tazza graduata, comodissima. Qui basterebbero 30 ml, ok? Però sono misure che poi sono poco gestibili. Fate 50 ml e mettete 3 ml di catalizzatore. La regola è il 6%, quindi su 100 ml di colla base, prendo un numero tondo, su 100 ml di colla base aggiungiamo il 6 ml di catalizzatore. In questo caso, siccome è veramente piccola la toppa, ne faccio 50 ml, la metà, e quindi ne metto 3. Io uso questo formato, ma trovate il 125, il 250, il 500, il litro. Allora, io ne uso tante e compro il formato 20 litri, ovviamente. Vedete che prodotto straordinario, 50 ml, liquida, bella, chiara, questa non è gialla, non ingiallisce questa colla qua. Prodotto straordinario, ragazzi, questa è l'eccellenza. Allora, 50 ml di colla, da 50, qua c'è il 100, aggiungiamo 3 ml di catalizzatore. Allora, questo è un pennello. Allora, per dare la colla del PVC ci vanno i pennelli con la setole giusta, quelli che vendiamo noi sul sito, perché gli altri pennelli, pennelli economici, qualsiasi altro pennello, si impastano, le setole non sono fatte per dare i prodotti a solvente, si impastano, viene fuori una roba che è ingestibile. Cioè, i pennelli adatti, li trovate anche questi sul sito. Quindi, prendiamo un pennello nuovo. Un'altra cosa importantissima, le cose nel PVC sono... fare una riparazione in PVC alla fine è semplice, però bisogna rispettare questi due o tre parametri, che è la pulizia delle superfici, essenziale col Mac, o proprio se non volete comprare il Mac, l'acetone puro industriale, ma è una riserva, un'emergenza, e poi il pennello adatto, e tagliare le setole del pennello. Lo tagliamo esattamente a metà. Un pennello intero stende troppa colla, che sul PVC non va bene, perché deve essere sottile la stesura, e poi ci aiuta a far penetrare bene, perché essendo più corto spinge il prodotto all'interno dei pori, e siccome il PVC è un materiale che va trattato così, bisogna fare quello che bisogna, rispettare questi parametri. Allora, abbiamo messo il catalizzatore, mescoliamo bene la colla. Guardate che prodotto trasparente, bello, liquido, fluido, sottile. Questo, ragazzi, non è che noi abbiamo scelto, questo è un prodotto che abbiamo scelto dopo anni di prove, di provare prodotti, abbiamo provati veramente, noi investiamo tanto nei prodotti, dei prigommoni, nelle colle, nei solventi, proviamo, cioè io sono uno sperimentatore, e quello che vedete, quello che vendiamo sul nostro sito, non è perché lo vendiamo tanto per vendere come altri siti che hanno tutti i prodotti da nautica e vendono una colla a caso perché trovano quella. Noi vendiamo cose che noi utilizziamo per primi. Cioè, io prima lo utilizzo, poi entra in vendita se io reputo che il prodotto è al top. Okay? Come la colla del neoprene, come i prodotti IOS, come tutto quello che vendiamo è una selezione di prodotti di cui noi siamo innamorati e sicuri. Che io per prima li utilizzo per i miei clienti, per le riparazioni, non siamo venditori e basta. Allora, una volta che ho mescolato bene, adesso andiamo a vedere la stesura della colla. Guardate, andiamo a stendere la colla, gli diamo, facendo un po' forza, premendo, andiamo a stendere un velo sottile e uniforme. Guardate come la tiro, vedete? E intanto premo per quello che tagliamo le setole. Ok. Vedete come risulta?
sottile e uniforme, cioè la colla del PVC deve essere a contatto, perché se mettiamo tanta colla fa il budino in mezzo e quindi non incolla, per assurdo, tanto è forte questa colla, quanto se invece vanno fatti gli spessori alti così fa l'effetto budino e praticamente non va a contatto con l'altra superficie. Deve essere proprio contatto contatto, quindi poca colla e poca colla, è il giusto. Andiamo a mettere anche una mano. Schiaccio bene anche qui. Anche qui sottile e uniforme come, quello che, come la toppa che abbiamo appena fatto. Allora, adesso copriamo, la colla va sempre coperta con uno straccetto, così rimane sempre bella fluida, altrimenti il solvente, la base solvente, la colla evapora, quindi straccetto sempre. Quindi colla Nautigroup PVC, manuale operativo, pulizia delle superfici, prima mano come quella che abbiamo fatto, aspettiamo minimo 10 minuti, cioè la prima mano che cosa? Ci tengo a specificare questo. Non state con l'orologio per la prima mano, con l'orologio ci stiamo per la seconda. La prima mano va a fare la prima mano, ad ancorarsi. Quindi ci passa 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, due ore, un giorno. La prima mano è più sta e meglio è. Minimo 10 minuti. Quindi io aspetto 10 minuti e poi vado a dare la seconda mano. Ma non abbiate paura, perché uno si chiede perché 10 minuti, che cosa vuol dire? Il minimo perché il solvente evapori, ok? Attendiamo l'evaporazione del solvente, che in 10 minuti è già più che sufficiente, ma può anche stare un'ora, due ore. Passata la prima mano, facciamo da manuale 10 minuti, andiamo a dare una seconda mano e poi seconda mano, altri 10 minuti lì che c'è da aspettare con l'orologio, perché se no si evapora troppo il solvente, si secca e poi fa difficoltà a ravvivarsi. Quindi invece lì 10 minuti, mettiamo il timer sul telefono e andiamo a incollare. Quindi aspettiamo 10 minuti, io copro la colla. Aspettiamo 10 minuti e ci vediamo per la seconda mano. Eccoci qua, sono passati 10 minuti e un quarto d'ora dalla prima mano. Adesso andiamo a ripetere esattamente la stessa operazione di prima. Stendiamo un altro velo di velo, un altro strato, più che velo, un altro strato di colla Nautigroup PVC. Sempre sottile e omogenea, senza spessori, bene i bordi, a posto. Andiamo a stenderla anche sul tubolare. Un pochino di più perché questo tessuto è molto più bucciato, a buccia d'arancia, che rispetto a quello che abbiamo noi, quindi vado un po' a riempire e ne metto un goccino in più. Allora, stesa la seconda mano, adesso andiamo veramente a mettere il cronometro o il timer a 10 minuti, dopodiché sempre con la pistola, col termosoffiatore, andiamo a scaldare e andiamo ad accoppiare le superfici, ma lo vediamo dopo. Allora, eccoci qua, sono passati 10 minuti esatti d'orologio proprio dalla seconda mano, adesso andiamo a incollare, ad accoppiare. Allora, quindi avvicino, allora in genere ragazzi, allora ci serve anche la spatola, ecco un'altra cosa fondamentale è
E qui non esistono morsetti, mattoni, sono tutte le leggende che dopo bisogna mettere in pressione per giorni con le corde. Allora, la colla, sia questa che per il neoprene, e così si fanno le riparazioni e così si costruiscono i gommoni, va pressata al momento, pressata per far uscire le bolle d'aria. E basta, non serve nessun morsetto, se non per lo specchio di poppa, ma per un altro discorso. Vedete che adesso la colla attacca, ma si stacca, è secca, cioè è ancora gommosetta, ma... Allora, andiamo a... deve essere ravvivata con il termosoffiatore. Allora, se avete la possibilità, mettete sempre vicine le superfici, così scaldate tutte e due insieme, un po' uno, un po' l'altro, in modo che le superfici salgano, la temperatura salga su tutte e due le zone in contemporanea, non che una è fredda e l'altra è calda. Però adesso siamo un po' messi così, quindi farò un po' uno, un po' l'altro. Spengo il ventilatore con la potenza al massimo e non col fondo ai capelli perché non arriva a ravvivare la colla. Andiamo a scaldare un po' qui e un po' la toppa, un po' qui, e intanto con la mano, con le dita, che è il nostro termometro, andiamo a sentire quando la colla è pronta, quando rimane gommosa però calda, non torna liquida come quando l'abbiamo messa. Non deve essere così e non deve neanche friggere. Ok, qui è pronta, è un... basta solo un po' di calore. Ok, io mi ero fatto il segno che qua, che adesso non si vede, vado ad appoggiare. Con la spatola, vedete cosa faccio? Vado a far uscire l'aria. Sono partito da sotto perché poi andare sopra era più scomodo. Da dentro verso fuori faccio uscire l'aria. Importantissimo questo lavoro. E poi gli do una bella pressata. Per far aderire bene bene le superfici. Ah, mi sono dimenticato una cosa importante. Ok. Volevo dire una cosa. Ecco, questa qui è una domanda, meno male mi è venuto in mente. Ma le riparazioni si fanno da gommone sgonfio o gonfio? Allora, come avete visto, io l'ho sgonfiato un po' da duro, quando cercate le perdite, gonfiatelo molto. Quindi, e questo vale per i gommoni neoprene, il PVC, insomma, così le perdite si evidenziano. Lo gonfiate bello duro, quando trovate la perdita, come in questo caso, lo sgonfiate un po', gli date qualche scatto alle valvole, giusto che non sia proprio in pressione, ma abbia la forma, perché gli fate qualche... l'ho svuotato un po', che rimanga, diciamo, morbido, ma con la forma, perché in questo caso sarebbe difficile, in questa posizione sarebbe anche stato facile mettere questa toppa, però ci sono dei punti, magari in curva, curvi, bombati, dove se non abbiamo il gommone in forma non possiamo metterla, la toppa, o è difficile, ci vengono le pieghe. Quindi, se sono micro perdite o perdite di questo genere, lo si può fare anche da gonfio, avete visto, non però duro, insomma, una cosa che è accettabile. Allora, una volta che abbiamo incollato la toppa, adesso dobbiamo solamente andare a rimettere il bottaccio nella sua posizione. Quindi andiamo ad abbassare, segniamo. Adesso andiamo a ripetere, andiamo innanzitutto a pulire bene dalla colla vecchia. Qua non serve perché la colla è sottilissima,
quindi andiamo con abbondante Mac a pulire sia la toppa, perché la toppa va pulita poi fuori, e andiamo a pulire bene all'interno del bottazzo. Adesso il fazzoletto non si vede, colore. Bene negli angoli. Vedete, il bottazzo lascia il nero abbondante. Ok. Allora, sì, già che ci siamo. Poi dopo andiamo a pulire i bordi, eh. Allora, adesso che abbiamo pulito dalla vecchia colla, vedete com'è bello pulito il bottazzo, andiamo a dare colla sottile e uniforme come abbiamo fatto per la toppa. Stesso identico discorso, con il pennello asciutto, anzi adesso andiamo a farlo insieme alla prima mano, dai. Adesso andiamo a mettere la colla, alziamo il bottazzo, stessa procedura, sempre sottile. Andiamo fino dove possiamo col pennello, fino dove è scollato. Allora, per gli angoli, questo, ecco, quando arriviamo al punto, diciamo, dove abbiamo iniziato ad alzare, tipo questo punto e in questo punto qui, il pennello deve essere asciutto. Col pennello asciutto andiamo a dar colla, se no la colla in eccesso praticamente si deposita tutto in questo bordo e praticamente fa l'effetto budino, perché ce n'è troppa in questi angoli. Quindi diciamo, o lo facciamo dopo che abbiamo fatto altre parti, tipo faccio prima, do colla sul bottazzo e poi quando il pennello è quasi asciutto vado a metterla negli angoli, perché sennò dopo si vedrà. Scolo il pennello, sempre poca colla, tanto sono due mani, siamo sempre in tempo, ad animo. Pennello asciutto negli angoli. Ok. Ok, allora, adesso senza saltiamo, diciamo, la seconda mano, perché è identica, aspettiamo sempre 10 minuti, andiamo a dargli una seconda mano, 10 minuti andiamo a incollare, quindi ci vediamo dopo la seconda mano, ok? A dopo. Allora, abbiamo dato anche la seconda mano, quindi la prima l'abbiamo fatta insieme, ho dato anche la seconda mano uguale alla prima, adesso andiamo a incollare. Fare un po' di, andiamo a pressare un po' bene,
Ok. Dopo aver fatto la riparazione, se la parte immersa, aspettiamo, diciamo, per la catalizzazione, per avere proprio il gommone perfettamente in linea, rispettando il manuale dice 72 ore prima di andare in acqua, 48 va più che bene, anche 24, aspettiamo 48 se è una parte immersa, se è una cosa, una maniglia, se è una parte non immersa, non strutturale, ma anche il giorno dopo si può usare tranquillamente. Volevo far solo vedere una cosa, qui a posto. Allora, visto che ci siamo, adesso prendo l'esempio qua perché adesso io devo continuare, ho da rincollare lo specchio qui, vedete, colgo l'occasione, vedete, tutta sta colla qua, adesso, va rimossa prima di dare la nuova colla, che incollare su una situazione del genere, dove la colla viene via, se sfrego un po' viene via, proprio è spessa, vuol dire che fra una settimana siamo appunto da capo. La colla deve ancorarsi sul pulito, sul perfetto. Quindi rimuovi colla in gel, MAC, e poi quando la superficie è perfettamente pulita, anche qui andiamo a dare la colla come e ripristiniamo come era l'originale. Stesso discorso qua. Cioè, guardate che roba. Io ho visto gente mettere la colla su una situazione del genere e poi dice, ma mi si è scollato dopo due settimane, era già scollato. Ma come fa a tenere la colla su una colla che viene via, che si sfoglia? Quindi, pulizia con rimuovicolla in gel, MAC e poi colla. Una mano, seconda mano e incolliamo, qualsiasi cosa. Questo vale per qualsiasi cosa in PVC. La procedura che abbiamo visto oggi vale per tutte le cose in PVC. Gommoni in PVC, maniglie in PVC, bottazzi, coni, fascette, maniglie, rinforzi come questo, che tra l'altro poi avrei anche un video su questi rinforzi che sono anche belli, è una bella cosa. Questo materiale qua lo trovate sul nostro sito, che è un PVC antiscivolo zigrinato e serve a rinforzare i tubolari. Questo qui è ottimo per i sub, per chi fa apnea, per chi pesca, rinforza i tubolari, evita la lacerazione delle zone e poi ci si può sedere su senza scivolare, bellissimo questo tessuto. PVC con PVC per il neoprene, invece i tessuti antiscivolo sono o il fabric impression o il neoprene carbon, che è zigrinato. Va bene, ci vediamo poi al prossimo video, un carissimo saluto a tutti quanti.